Sara. Allora è giusto, è qui. Puoi guardare? Non sono un gin. Non sembri un gin. Oh, grazie, meno male. Ma che fatica trovarlo sto posto. Non è stato facile. C'era una vecchia alla finestra. Ho girato per mezz'ora, ci sono passata davanti 3 volte. Mi ricordavo di un'insegna. Non l'ha detto che c'era un'insegna, il Belmonte Caffè. No, l'insegna non c'è più. Non c'è, ma l'aveva detto. Sì, ne abbiamo parlato. Mi ricordavo infatti. Ma era un nome azzeccato, Belmonte Caffè. L'ha tolta, attirava troppo l'attenzione. La cosa migliore che puoi fare da queste parti per sopravvivere è non dare nell'occhio. Io alla fine ho chiesto alla vecchia. Mi ha lanciato certe occhiatacce. Non sono tanto brava a non farmi notare. Poi però ha aperto la finestra e mi ha detto che era qui. Ma tu guarda in che posto siamo capitati. Era un ristorante. Non sono mai stata in un ristorante. Nemmeno io. E il professore? Arriverà, mi ha dato le chiavi. Ah, ma allora è vero che sei il suo cocco? Ma smettila, dai. Qualcuno doveva pure aprire la porta, no? Non sembra che l'abbiano bombardato sto posto. È andato in rovina da solo. Mi ha detto una cosa strana la vecchia alla finestra. Il ristorante del figlio di Nusra l'ha chiamato. Si è coperta la faccia con le mani. Povera Nusra, povera madre, ha detto tante volte. Non sapevo che il professore avesse la madre qui a casa. Sembra sempre così solo. Sarà morta. No, diceva povera madre. Come se fosse lei ad aver perso qualcuno. Chissà chi l'è morto. Un altro figlio forse. Muoiono in troppi. Nascono anche in troppi. Li vedi a nugoli i bambini, tutti dietro a un pallone bucato, come i moscerini sulla frutta. E sono capaci di essere tutti della stessa madre. Io ne voglio solo 2. Muoiono anche loro. Non i tuoi. Voglio dire... Tranquillo, Bilal, ho capito. Per loro non è il momento né di nascere né di morire. Ma che umore nero oggi. Che è successo? Sei uscito troppo presto? Il sole non t'ha sorriso? Sono solo palestinese. Allora ti farà sorridere il profumo del caffè. L'ho portato. Ma non ho il bollitore. Forse ne troviamo uno qui. Aspetta. Il caffè non ci manca mai a casa, se c'è l'acqua. Di tutto il resto possiamo fare a meno, ma il caffè mio fratello lo trova sempre. Io lo do a qualcuno, a dei traffici. Non voglio sapere da dove arriva quello che mangiamo. Penso che se lo sapessi piuttosto morirei di fame. Tanto si muore di fame lo stesso. Hai mangiato qualcosa? Se vuoi io ho delle focacce nello zaino. No, grazie Bilal. Mia mamma non mi lascia uscire se non mangio prima qualcosa. Abbiamo poco, è vero, ma quel poco si mangia al mattino. Più tardi sarà una benedizione. Anche mia mamma è così. Sapeva che oggi avrei visto il professore e quindi ieri ha infornato le focacce in cortile. Ma sai che l'ho aiutata? A impastare? Perché lei non ha più la forza nelle braccia e quindi le devo dare una mano. Poi ho assaggiato anche la pasta, lo faccio fin da quando ero bambino. A me piace cucinare. Ce lo vorrei avere io un ristorante, cucinerei sempre. Mamma faceva finta di arrabbiarsi. Mi ha detto, Bilal, guarda che questi sono lavori da donna. Ma io so che sotto sotto era felice. Poi mi voleva dare anche il riso con le lenticchie, ma dove lo mettevo? Che mi ha riempito lo zaino di focacce. Mi piace così, Bilal, più allegro. Interrompo qualcosa? No? No, no, siamo appena arrivati. Zara. Senza velo, sola con un uomo, nel chiuso di una stanza, che situazione intrigante e peccaminosa. Ma che posto è? Vi si respira un'aria... Era un ristorante. La Shiba. Potrebbe essere ancora più peccaminosa ora la situazione, con 2 uomini invece che uno. Oppure tu, cavaliere, sei venuto a salvarmi dalla perdizione. Al vostro servizio, anche se la prima ipotesi mi pareva stuzzicante. Smettetela voi due. Bilal è puro. Non è certo come te? Ma come, se mi sono appena offerto di proteggerti, come un novello Nureddin con la sua bella persiana. Ah, buono quello. E lei non era una schiava? Sì, destinata a grandi fasti al fianco del suo principe. Tu sembri più un asino che un principe. Che hai portato fin qui sulle spalle? L'ho rubato a mia zia. Non ho altro da offrire. Ma almeno grazie a me non poserete i vostri santi culi per terra. Non bestemmiare. Ma ti pare? Il culo è culo. E non può essere santificato. E l'hai portato a piedi? Pigro come sei? In moto. Ho ancora un po' di benzina nel serbatoio. E quando finirà mi toccherà succhiarla dai serbatoi degli altri. Disgustoso. Non la berrò, te lo giuro. Per quanto l'acqua di casa mia non sia assolutamente meglio. T'assicuro. Fino al mese scorso ci attaccavamo con un tubo al rubinetto dei vicini, ma poi il padre è morto. E quella santa cagna della sorella ci ha... Ehi! Oh, scusa, Bilal, è la fame che mi fa straparlare. E perché chiedi scusa a lui?
Piuttosto a me che sono una donna devo ascoltare certe sciocchezze. Perdonami anche tu, Zara, luminosa. Ormai sono giorni che mangio solo letteratura. Anche noi, cosa credi? Siamo qui per amore di Shakespeare. E del professore. Ma l'avete letto questo Mercante di Venezia? Certo, ne sento ancora il sapore in bocca. Purtroppo non lo sento nello stomaco. Allora senti, tieni. Riempiti la bocca con una delle focacce di mia mamma. Almeno te ne starai un po' zitto. Io ti amo, Bilal. Tieni. E non scherzo. Ecco qua. Ma questa è acqua. In bottiglia, da dove viene? Non lo so, me le ha date il professore. Acqua. Acqua che sgorga leggera dalla fonte. E bagna. Inumidisce. Gocce. Stille. Fonte di vita. Sorso. Frescura. Sollievo alla gola riarsa. Oh. Nessuno ha pensato alla rack. Mi spiace, dovrai accontentarti. Tua madre è una santa. Ehi! E non replicare. Buongiorno, professore. Buongiorno, ragazzi. Buongiorno, professore. Sono felice di vedervi e che abbiate trovato il posto. Vedo che state già banchettando. Sono focacce, professore, le ha fatte mia mamma. Erano per lei, però Youssef non aveva fatto colazione. Bravi, bravi, mangia pure, Youssef. E tu devi ringraziare tua madre da parte mia. E lei che la ringrazia, professore. Sei riuscito a portare tutto quello che ti ho dato. E tutto quanto, professore. Mi perdoni, professore, se mi ingozzo con le sue focacce. Mentre prepari la tua colazione, pensa agli altri. Non dimenticare il cibo delle colombe. Non ci sono più colombe a Gaza, professore. Hanno lasciato tutte quante la prigione in volo. Restano solo un paio di pernici sul petto della bella Zara. Le pernici? Non guardare me, lo dice il poeta. È vero. Buonissime le focacce, Bilal. Avete avuto difficoltà a trovare il posto? Ero preoccupato. No, c'era una vecchia alla finestra. Ah. Me l'ha indicato lei il posto. La vecchia Tagreb. Non si fa mai gli affari suoi, ma a volte torna utile. È una fortuna che siate arrivati presto. In giro c'è già un po' di movimento. Avevi ragione tu, Bilal. Hai fatto bene ad uscire presto. Ah, allora è qui davvero. Finalmente l'abbiamo trovato. Buongiorno a tutti, scusate il ritardo. L'avevo detto, dovevamo uscire prima. È già tanto se siamo venuti con quello che sta succedendo là fuori. Professore. Ciao, Nawal. Tariq. Ci sei anche tu. Mi fa piacere. Sono ancora disoccupato. Anche se oggi non mi sembra un gran giorno per fare del teatro, c'è ben altro da fare. Il pazzo voleva andare alla marcia del ritorno, io l'ho impedito. Sì, ho visto le persone che andavano a sud mentre venivo qui. Con le moto, i carretti, gli asini, a piedi. Avevano i copertoni in spalla e le cesoie in mano. Si stanno organizzando. Dovremmo tutti essere lì. Per farci sparare dai soldati israeliani? Possono anche spararci, ma intanto noi non abbiamo il pane. E loro non hanno abbastanza proiettili per tutti quanti. Ce li hanno i proiettili. Uno per ogni testa. Ma che ne vuoi sapere? Tu stai zitto. Ah, scusa! Dimenticavo con chi stavo parlando, con il grande guerriero Tariq, il patriota. È un peccato che non lasci mai da sola la tua sorellina per andare fin laggiù a vedere cosa succede, vero? Non la lascio sola, perché in giro c'è gente come te. Tariq. Lascia stare, ha ragione in fondo. Se ti incontrassi sola. Sarà un altro venerdì di sangue. Del suo. Calas, basta. Ma dove sperano ad arrivare con le cesoie? A tagliare la rete del confine? È pura follia! Ci sono anche i ragazzi e i bambini tra la folla. Sì, ne ho visti tanti i bambini che andavano. Te l'ho detto io dei bambini. Povere madri. Una focaccia? Nawal, vuoi sederti? E potremmo fare quel caffè, Zara? Mi sembra una buona idea. L'ho portato. Anch'io l'ho portato. Anche lo zucchero e il cardamomo. C'è un bollitore? Ne ho trovato uno. Ma non ci sarà il gas. Di là ho visto un fornelletto, vado a vedere se funziona. Chissà da quanto tempo non si usa. Di là ci sono delle tazzine, dei cucchiaini in cucina. E sopra ci sono altre stanze. Un magazzino, insomma, ragazzi, cercate e prendete tutto ciò che vi serve. Vado a vedere. È suo questo posto, professore? Sì, no. È di un amico. Il figlio di Nusra? Sì, la conosci? No, La vecchia Tagreb. Un giorno, tanto tempo fa, ci venivo a mangiare. È stato tanto tempo fa. Voi non eravate ancora nati. Poi sono andato via. A Parigi? Prima a Roma e poi a Parigi. Da dove vengono queste bottigliette? Hanno l'etichetta? Le hanno date degli amici. Amici? Da quando in qua gli ebrei sono nostri amici? Sono i miei amici, Tariq. E i miei amici sono tali da quando li ho incontrati, come tutti coloro che hanno conosciuto il grande dono dell'amicizia. Il muro divide le persone sbagliate, Tariq. Ci sono degli ebrei ragionevoli che vorrebbero una Palestina libera, anche se hanno paura. Fanno bene ad avere paura. Ci sono persone ragionevoli da entrambe le parti. E da entrambe le parti ci sono dei folli che pensano che
Ucciderci a vicenda possa essere una soluzione. Io credo che lei sia dalla parte sbagliata del muro, professore. Beh, non dimenticare che ho scelto io di rientrare. Io questa roba non l'avevo. Di là se vuoi c'è un rubinetto. Ne esce dell'ottimo fango di Palestina. Meglio di quest'acqua avvelenata. Non essere sempre così polemico, Tarik. Io ho trovato questi. Vanno benissimo. Siamo solo noi, professore. Non verrà nessun altro. Credo di sì, ma aspettiamo ancora un po'. Tarik, ecco il tuo caffè. L'ho fatto io. Dovrei berlo solo perché l'hai fatto tu. Non lo so, lo spero. Beviamo il caffè e poi affronteremo il nostro mercante. Che bello, professore, non vedo l'ora. Zara, Navale, è buonissimo, sembra quello di mia mamma. Addirittura. In due ne facciamo una. E voi ancora? Più tardi con il vostro permesso. Lo avete riletto? Sì, però io non capisco perché. Perché è un ebreo. Perché lo trattano così? Ti ha risposto Bilal. È uno sporco ebreo, serve altro? Voglio dire, cosa ha fatto? Shakespeare ce l'avrà spiegato magari nelle scene precedenti. Li abbiamo letti tutti. È uno sporco ebreo, te l'ho detto. Tarik, nessuno ti ha chiesto niente. Beh, ha ragione Tarik in un certo senso. Certo non quando ti dice di tacere, intendiamoci. Dovresti mostrare un po' più di rispetto per tua sorella Tarik. È lei che non mi rispetta. No, scusi, come fa a dargli ragione? Come si può stare a ascoltare uno con questa lingua di serpente? È sempre polemico. Ma la sente? Lingua di serpente. Può tornare utile in certi casi. In quali casi? Per leccarti le labbra quando il sole le ha seccate e il vento le copre di sabbia. Per strappare gli acini d'uva quando hai le mani piene di raspi rubati al contadino. Per succhiare l'ultima goccia di miele dal vaso vuoto. Abbiamo un poeta tra noi. Mi fai schifo. Dai, esageri. Parli proprio tu. Che va in giro vestita da maschio con quel cappello invece di metterti il velo. Tarik, la vuoi smettere, per favore? Da maschio questo? Sì. Ma come ti permetti? L'ho cucito io, con le stoffe delle gonne di mia nonna. L'ho fatto più grande per contenere tutti i miei capelli. Secondo me sarebbe bene a Bilal, ci starebbe bene con tutti i bamboli che ti farei arrestare. E che mi arrestino pure. Possono impiccarmi, lapidarmi, io continuerò a ballare. A me piace il tuo cappello. Tu prova solamente a mettere una cosa del genere. Lo vede come fa? Non gli do ragione, Nawal. Dico solo che devi ascoltarlo. Anche quando vi dice di stare attente, Zara, dovete ascoltarlo. Ma tornando al nostro Shylock, Tarik, al di là del suo disprezzo, dice una cosa. Ce l'hanno con lui perché è un ebreo. Ed è proprio così. È la prima cosa che ha detto Bilal, che è attento. E tu, Nawal, ti chiedi perché. Beh, sarebbe interessante tirare fuori dal testo e mettere in evidenza tutto ciò che gli altri dicono di lui, tutto quello che gli altri hanno detto di lui fino a questo momento. Gli insulti, le battute, le frasi fatte. I pregiudizi. Ed ecco che comincia a risponderti da solo. I pregiudizi. Ed è per questo che sostengo che in un certo senso Tarik ha ragione, vedi? Sta dicendo che hai dei pregiudizi, Tarik. Lingua di serpente. Vedo quello che c'è da vedere. Ma è vero. Beh, chi non ce li ha? Lo trattano così perché è un ebreo. E questo è sufficiente a dire delle cose che colpiscono il nostro orecchio. Al di là di quello che ognuno di noi pensa degli ebrei. La commedia è appena cominciata. Questo personaggio non lo conosciamo ancora. Eppure su di lui già pesa un giudizio pesante. Antonio dice, il diavolo può citare le sacre scritture per i suoi fini, un'anima malvagia, oh che bella apparenza che ha, la falsità. Il diavolo addirittura lo chiama. Ma è perché presta soldi a usura che ce l'hanno con lui, lo dicono il motivo. E poi anche Shylock odia Antonio. Esatto, forse è proprio Shylock che comincia a parlare male di Antonio. Dice, io lo odio perché è un cristiano. Avanti, leggi, Bilal. Sì, Bilal, fallo tu l'ebreo. Io non ci penso neanche. Secondo me dovrebbe farlo Tarik l'ebreo. Con la lingua di serpente. Vieni a dirlo qui che ti ammazzo. La volete smettere? Beh, in realtà un attore dovrebbe essere in grado di fare qualunque cosa. Anche un personaggio molto lontano da lui. Forse soprattutto quello. La parte oscura. Io non ce l'ho la parte oscura. Tu no. Luminosa. Professore, questo è un apparte, vero? Com'è che si leggono gli apparte? Devo sussurrare al pubblico oppure... Mi meraviglio di te, Bilal. Ve la ricordate la storia degli apparte? Non è necessario sussurrare, no? Sì, quelli che Shakespeare non segnalava, vero? Sono i curatori moderni che ci scrivono apparte in didascalia, ce l'ha detto lei. Brava Zara. Brava Zara, brava e bella. In questa commedia è Shylock che li usa, perché ha una doppia faccia, un doppio pensiero.
Lo vediamo mentre parla tra sé e sé, poi si rivolge ad Antonio. Falso e bugiardo. Lingua di serpente! Sì, scusi, però cosa come... vuoi tu da me? Per favore, come facciamo a capire che un doppio pensiero se Shakespeare non lo segnalava? Ma guarda, ascolta. Sì, è vero, non li segnalava, ma tu, per favore, voi state zitti. Grazie. Ascolta, Noal, leggi, là, coraggio. Come somiglia tutto a uno strisciante pubblicano. Io l'odio, perché è un cristiano. Ma assai più perché nella sua sciocca umiltà presta il danaro gratis. Egli odia il nostro popolo e parla ingiuriosamente di me. Sia maledetta la mia razza se gli perdono. Yusef, sei Antonio, dai. Shylock, mi state a sentire? Dio vi prosperi, mio buon signore. L'ultima persona che avevamo sulle labbra era Vossignoria. Ecco, vedete come si rivolge ad Antonio la prima volta che lo vede? Falso e bugiardo come tutta la sua razza. Sei sicuro? Sì. In quel contesto, Shylock è in minoranza. Gli altri possono rivolgersi a lui con i peggiori appellativi. Gli dicono che è un cane, che è un demonio, che è un demonio, e lo fanno apertamente. Ma lui non può. Però lo invitano anche a cena, professore. E Shylock rifiuta perché non vuole mangiare con loro. Sì, lo invitano a cena perché hanno bisogno dei suoi soldi. Altrimenti gli dicono che è un cane, che è un demonio, che è feccia. La doppia faccia di Antonio e degli altri è meno evidente, ma ce l'hanno anche loro. Noi diamo per scontato che siano delle brave persone perché lo affermano. Shakespeare mette in bocca a Shylock parole di odio. È lui per primo a dipingerlo così. Perché sono così. Anche ai tempi di Shakespeare se ne erano già accorti. Sì, ma poco dopo scopriamo che Shylock è arrabbiato perché ha subito dei torti. Perché viene sempre insultato. Quindi lei sta dalla parte dell'ebreo. A me fa pena. È arrabbiato anche perché Antonio gli rovina gli affari. Ah, quindi anche Bilal è dalla parte delle lingue di serpente. E lei, professore, su, ci dica. Oh, io non sto da nessuna parte, ragazzi. Stavo leggendo Shakespeare. Però difendete l'ebreo, io non vi capisco. Io non difendo nessuno, faccio già tanta fatica a difendermi da tutti gli altri. Mi chiedo dove cazzo vivete voi. Palestina, dolce terra dove scorrono latte e miele. Dolce Palestina, tutta da succhiere. La vuoi cantare, per favore? Deve essere la fame che gli fa questo effetto, professore. Vi dico che non si tratta di stare da una parte o dall'altra. Comunque qui dentro ci sono tante belle cose. Si tratta sempre di stare da una parte o dall'altra quando ti costruiscono intorno un muro. Io voglio che capiate Shylock. Che capiate il personaggio, Tariq, il contesto. Ho ancora una certa fame, lo ammetto. Anch'io. Adesso l'accetterei con l'offerta, Bilal. E che cosa avrà mai il nostro Bilal da offrirti? Quello che ti sei mangiato tu prima, pezzo di scemo. Avanti, aprite queste valigie. C'è del riso, ci sono delle mele, del formaggio, delle focacce. Da dove viene tutta questa roba? Taci e godi con gli occhi. Fai godere il tuo palato, che la vita è breve. Prendete tutti. Ah, che meraviglia! Lo dicevo che il teatro è una gran cosa. Che fame! Da dove viene tutta questa roba? Chi l'ha portata? L'ho aiutato io! L'acqua non sarà più freschissima, ma ci sono tante bottiglie. Per oggi non dovremo preoccuparci se l'acqua non esce dal rubinetto, eh? C'è anche del succo di mela, saremo tranquilli per un po'. Ma davvero nessuno ha pensato all'arancia? Ubriacone! I nostri fratelli si fanno ammazzare dai soldati israeliani. E noi siamo qui a mangiare le loro cose come i cani dalle loro mani. Sprecare questo ben di Dio sarebbe un peccato, Tariq. Tra poco incomincia il Ramadan. E poi hai sentito il professore, sono regali di amici. È impossibile che quelli siano nostri amici. A volte gli amici non sono quelli che ti aspetti. E a volte i nemici sono dove meno te l'aspetteresti. Incomincia ad ascoltare col cuore. E con lo stomaco. Il mio sta ancora brontolando. E allora facciamolo tacere, Abbiamo visto che cosa succede. E poi ci sono Porzia e Nerissa a Belmonte. Come il ristorante, il Belmonte Caffè. Bravo. Perché voi l'avete già letto. Non importa, Tariq, non importa. Sì, era un nome che ci piaceva. L'abbiamo scelto tanto tempo fa. A chi? A lei? Al figlio di Nusra? Sì, l'abbiamo scelto insieme. L'ho scelto io. Ma non mi fate perdere il filo. Dunque, ci sono la signora Porzia e la serva Nerissa, che parlano tra di loro come amiche.
Nerissa è molto schietta, hanno un bel rapporto, e Porzia è una donna alla mano, che aspetta un pretendente. E quel gran simpaticone del padre, uomo di grande virtù. Come no? Ma si può fare uno scherzo così a una figlia? Un padre fa quello che ritiene giusto. Proprio così. E questo padre ha deciso che la sposerà colui che sceglierà lo scrigno giusto. Ci sono tre scrigni. Uno d'oro, uno d'argento e uno di piombo. All'interno dei quali ci sono delle frasi, dei motti, ma soltanto uno contiene il ritratto della bella Porzia. Fatemi capire, tentano a caso. Prima o poi uno che sceglie quello giusto ci sarà. Non è così facile, Tarik. Se decidi di tentare la sorte, ti impegni a non corteggiare né a sposare più nessun'altra donna. Come? E come si fa? Allora nessuno ci prova. Certo, infatti. Io ci proverei. Ma piantala, nessuna donna mai più, e se sbagli? Ma se sei innamorato, quella persona è tutto per te. Non pensi ce ne sarà mai un'altra. Che te ne fai di un'altra? È poca cosa il pensiero del futuro, se il tuo futuro non può essere con lei. Anche se il futuro non ce l'hai davanti e non riesci a vederlo. Scusa, per noi non è forse così sempre? Per voi è diverso. Non avete i bisogni degli uomini. Ah no, noi non abbiamo bisogno. Ne avete di altri. Avete bisogno di avere una casa, dei bambini, di essere protette. Sentilo. Per fortuna che ci siete voi a proteggerci. Che stai dicendo? Tutto quello che faccio lo faccio per te, per proteggerti dal mondo esterno. Non sai quello che dici. Va bene, ragazzi, non divaghiamo. Dunque, Nawal, tu sei Porzia e tu, Zara, sei Nerissa. Scusi, io Porzia? Ma certo, Zara, certo, ce la fai. Allora, io vorrei solo che voi riusciste a tirare fuori dal testo le emozioni. Il testo l'abbiamo letto e non mi interessa che lo leggiate bene. Cercate di trovare le emozioni dentro di voi, eh? Buone massime e ben dette. Sarebbero migliori se fossero ben seguite. Il cervello può formulare delle leggi per il sangue, ma un carattere ardente balza al di là di un freddo decreto. E quella pazzia, che si chiama giovinezza, è come una lepre che spicca un salto al di sopra delle reti di quello zoppo che il buon consiglia. Nemmeno una lepre potrebbe saltare le reti in questo posto. È una metafora, idiota. Beh, qui non funziona. Non dovete interrompere. La fate uscire dal personaggio. Io non posso né scegliere colui che vorrei, né rifiutare colui che mi dispiace. Tale è la volontà di una figlia viva, imbrigliata dall'ultima volontà di un padre morto. Non è forse duro, Nerissa, che io non possa né scegliere né rifiutare alcuno? Vostro padre fu sempre virtuoso e gli uomini pii hanno sul punto di morte delle buone ispirazioni. Vorrei piuttosto essere la moglie di una testa di un morto con un osso in bocca anziché quella di uno o dell'altro. Dio mi protegga da questi due. E il giovane tedesco, il nipote del duca di Sassonia? Ha! Detestabile al mattino quando in sé, detestabilissimo nel pomeriggio quando ha bevuto. Quando nei suoi momenti migliori è un po' peggio di un uomo, quando nei peggiori è poco meglio di una bestia. Se mai mi capitasse il peggior caso che mai mi possa capitare, spero di trovare il modo di liberarmi di lui. E così poi, poco dopo, troviamo di nuovo Porzia e Nerissa ed ecco che arrivano i pretendenti. Il duca di Sassonia e altri hanno già rinunciato, ma ce ne sono di più coraggiosi. Il primo è un moro, il principe del Marocco. Un musulmano? Non è detto. Sono stati insieme al tempio. E soprattutto notate che poco prima il moro ha detto: portatemi un bianco del nord e vedremo se il mio sangue è più rosso del suo. Ancora un discorso sul pregiudizio. Vabbè, ma qui siamo già oltre. Deve scegliere, Bilal. Sì, professore. Neri ed ebrei per Bilal. Youssef. Scusa, professore. Scherziamo. Il primo, quello d'oro, porta questa iscrizione. Chi sceglie me otterrà ciò che molti uomini desiderano. Il secondo, d'argento, annunzia questa promessa. Chi sceglie me otterrà ciò che egli si merita.
Il terzo, d'opaco piombo, ha un'iscrizione grossolana come lui. Chi sceglie me deve dare e arrischiare tutto ciò che ha. Come posso sapere se scelgo quello giusto? Io l'ho capito subito qual è. È quello d'oro, per forza. Uno di essi contiene il mio ritratto, principe. Se scegliete quello, sarò vostro anch'io. Una gemma preziosa come questa non fu mai incastonata in un metallo inferiore all'oro. Qui si ferma la mia scelta. E che io possa aver fortuna, datemi la chiave! Oh, demonio! Che cosa trovo qui dentro? Un teschio corrotto nelle cui vuote occhiaie è un cartiglio scritto. Voglio leggerlo. Che schifo, che idiota. Non è tutto oro ciò che splende. L'hai sentito dir sovente. Più d'un uomo la sua vita vende per vedermi di fuori solamente. Nelle aure tombe il verme scende. Bilal, sei addolorato, hai appena ricevuto una mazzata. Porzia. Porzia, Dio! Ho il cuore troppo afflitto per prendere da voi un così molesto congedo. Così se ne va chi perde. Quelli di tromba, arriva il principe d'Aragona, Youssef. Bile piombo, chi sceglie me deve dare e arrischiare tutto ciò che ha. Dovresti avere un più bell'aspetto prima che io dia e arrischi. Oro, non voglio scegliere ciò che molti uomini desiderano, perché non mi piace essere d'accordo con spiriti volgari e mettermi allo stesso livello della folla ignorante. Allora a te, dunque, argente a casa di un tesoro, ripetimi ancora una volta l'iscrizione che porti. Chi sceglie me otterrà quanto egli si merita. E ben detto anche, voglio prendere ciò che mi merito. Datemi la chiave di questo scrigno e io qua subito disserro la mia fortuna. È mia sorella. È Porzia. La pausa è troppo lunga per quello che troverete là dentro. Che c'è? Il ritratto di uno stupido che mi strizza l'occhio e si presenta una striscia di carta. Quanto sei diverso da Porzia. Quanto diverso dalle mie speranze e dai miei meriti. È questa la mia ricompensa. Non mi merito di meglio. Offendere e giudicare sono due distinte operazioni e di natura opposta. Beh, chi ha l'ombre, baci dà. Ombre è a lui la felicità. Ci son sciocchi al mondo, si sa. Inargentati come questo qua. Qualunque donna tua moglie sia, la tua testa sarà la mia. Or buon viaggio, vattene via. Quindi hai il piombo. Tariq, dai, tocca a te. No, non posso. È mia sorella. Posso farlo io, Bassano? Posso farlo io? Va bene, Bilal. Eccomi. Allora avanti! Io sono serrata in uno di essi. Se voi mi amate, mi ci scoprirete. Che la musica suoni mentre egli fa la sua scelta! Io non so che farmene di te, oro fastoso, che fosti un così duro cibo per Mida. E neppure di te, o pallido e volgare mezzano fra uomo e uomo. Ma un meschino piombo, tu che minacci piuttosto che promettere qualche cosa, la tua semplicità mi commuove molto più che l'eloquenza. Io qui fermo la mia scelta e che la gioia ne possa essere la conseguenza. Che cosa trovo qui? È il ritratto della bella Porzia! Tu, che scegli non l'aspetto, abbi ognor, senno si schietto, sei del fato prediletto, non cercare miglior oggetto. Se di questo sei appagato, di tal sorte ormai beato, alla donna tua vai, al lato, perché un bacio ti sia dato! Non provarci! Una fanciulla senza istruzione, senza cultura, senza esperienza,
Nawal, sei felice, lo ami anche tu. Fortunata? Fortunata in ciò che essa non è ancora tanto vecchia da non avere la possibilità di istruirsi? Più fortunata ancora perché non è ancora così sciocca da non poter imparare? Nawal? E fortunatissima, soprattutto perché il docile spirito si affida al vostro per essere guidato, come dal suo signore, dal suo tutore, dal suo re. Ma guarda, qui dice che si baciano. Stupido! Ma che c'entro io? E anche lei, professore! Ho sbagliato qualcosa io, non la volevo baciare. Ah, oh, le donne! E tu smettila! Ma che c'entro io? Zara! Nawal, che ti prende? Qualcuno ti ha offeso? Lasciami in pace, Tariq. Non maltrattarmi, non lo merito! Mi stai sempre addosso! Siamo soli a questo mondo. Io non voglio essere ingrato al nostro zio che ci ha preso in casa come figli suoi. Ma è la verità, siamo rimasti solo io e te. Povero fratello mio. È la verità. Tu sei tutto per me. L'ho promesso al nostro padre. Tutti ti trattano come un animale. Chiunque qua dentro pensa di avere più sale in zucca di te. Se solo sapessero il cuore grande che hai, fratello mio. Ma qua. Perché piangi? Stavi pensando a nostro padre, ai nostri genitori, a nostro fratello. Noi ci amavamo tanto e loro sono sempre vivi qui, nei nostri cuori. Cosa stupida è il gioco degli scrigni di Porzia. Nostro padre non ti avrebbe mai messo in una condizione del genere. Era orgoglioso dei suoi figli maschi. Dovevi vedere al funerale di Mohammed. Tu eri piccolissima, come portava la sua foto, dritto come una torre. Ma io non l'ho mai visto così felice come quando sei nata tu. La nostra piccola Nawal, il nostro dono. E anche se sono poco più grande di te, mi ha fatto promettere di proteggerti sempre. Povero fratello mio. Non lo faccio forse sempre? Sì. Sì, Tariq, sì. Sì. Lo fai sempre, però tu non puoi stare con me in ogni istante per quanto ti sforzi di fare. Io non ti faccio mai uscire da solo e ti lamenti. Dimmi se è successo qualcosa. È stato Youssef. Youssef? Ma ti pare? Youssef è uno sciocco ed è innamorato di Zara. Ah, buona quella. È una mia amica. Beh, sa troppe cose della vita. Ne sa meno di me? Bilal. Il piccolo Bilal. Ti ha importunato il professore! Ma il professore, ma ti pare? Il professore è un bravo uomo. Tra l'altro non penso che sia così interessato alle donne. Che significa? Oh, povero fratello mio! Non vedresti un elefante se ce lo portassero in casa? Un elefante in casa? Lo sai che in casa non succede nulla che zio non vuole? Comanda lui, è casa sua, un elefante. Oh, povero fratello mio. Mi fai sentire uno scemo. Ti voglio bene, lo sai. Ma davvero, non insiste. Sono forse cieco o sordo per capire che c'è qualcosa che non va a mia sorella? Sei cieco e sordo, Tariq. Ma è la tua fortuna. Dai. Torniamo dagli altri. Non so cosa ho fatto, ma se ti ho fatto arrabbiare! Tu non sai mai cosa hai fatto! Hai ragione. Dai, scherzavo. Ma sei strano, Youssef! Unico oserei dire. Prima allegro che sembri un buffone e poi triste che sembri il professore. Io sono solo preoccupata per Nawal. Con Tariq sempre alle calcagna. Lui lo vuole bene. Pure io voglio bene a te. Ma noi non siamo fratelli. Siamo fortunati. È difficile sentirsi fortunati in un posto come questo. È difficile se non mi ascolti. Ci sono cose che potrei dire solo di te. E che potrei dire solo a te.
Scusami, a volte non mi rendo conto. Parlo e parlo e non mi accorgo che non lascio spazio agli altri. Posso sembrare invadente, impertinente. Mia mamma userebbe un'altra parola. Me l'ha sempre detto lei. Non le va giù che mi vesta così e dice che guardo gli uomini dritto negli occhi. Che sono impudica. Ma dove devo guardarli gli uomini per vedere dove hanno l'anima? Per vedere se ne hanno una. Ed è l'anima che cerco in un uomo, lo giuro. Oh, ma lo sto facendo di nuovo, sto parlando da sola. Non mi guardi neanche. Ti sembrerà che dica un sacco di sciocchezze. È difficile guardare un uomo negli occhi, se è lui che guarda in terra. Scusami, scusa, scusami. No, scusa. Perché scusa? Non devi chiedermi scusa. Dovresti chiederlo forse a mia nonna che dice che... Scusami, scusami tu, lo sto facendo di nuovo. No, va bene. Mi piace sentirti parlare. Io in questo momento sono confuso e il suono della tua voce è come la musica quando hai voglia di pensare. Io speravo che baciarmi facesse qualcosa di più che confonderti. Vuol dire che sembri più triste che confuso. Oh mio Dio. Ah, se è lecito nominarlo in una situazione del genere. E se è lecito per un poco di buono come me. Ora sono io che sono confusa. No, tu non sei un poco di buono. E tutto ti è lecito. È stato bello baciarti. Dico davvero. E lo rifarei. Se non fosse che... Cosa? Non lo so, non lo so, non sei tu. Te lo giuro, sono io. Prima hai detto che sono strano e vorrei chiederti perché lo pensi. Ma poi penso che tu non sappia quanto io realmente sia strano. Sei strano perché salti come una cavalletta, all'improvviso. E tu non sai quanto mi fanno paura le cavallette quando fanno così. Ma non devi aver paura, non di me. Prima sei allegro, quasi euforico. E io mi chiedo se non sia per la mia presenza. Fai il galante, sei malizioso. Scherzi, lo so, ma io ci casco. La tua felicità mi contagia, il tuo amore per la poesia. Io non ero così prima. Questo corso con il professore mi ha cambiata in questi mesi. Certo, ha un suo fascino il professore, con quell'aria triste. A volte mi chiedo se non siamo tutti qua perché in fondo... Vogliamo conoscere la sua tristezza, nutrirci della sua nostalgia. Io parlavo di te. Di me, di lui, di te stessa. Come fai a riconoscerci in questa pozza di fango nero che è la nostra vita? I giorni sono tutti uguali. Non c'è un giorno uguale all'altro per me. Io ricordo ogni cosa che ci siamo detti. Dove eravamo, come eri vestito. No, Zara. Ti sembra, ma non puoi sapere da dove viene la forza che sento. Io vorrei che mi ascoltassi invece. Io vorrei... Che cosa vuoi, Zara? Ma non parlarmi di me. Parlami di te piuttosto. Fa come se io non ci fossi. Cosa vuoi tu per te? Piccola palestinese testona che se ne va in giro vestita da maschio, con quest'aria fiera, a sfidare i soldati che portano una divisa o un'altra. Li sfidi tutti. Io non so chi sta dalla mia parte. A volte sì. A volte lo sento. Come quando vedo le foto di Ahetta Mimi, il suo murale sta a Betlemme. Sento che lei è dalla mia parte. Lei è me, in prigione. E allora non ho paura. E vorrei anch'io tirare uno schiaffo a un soldato israeliano. Ma poi penso che vorrei tirare schiaffi anche al soldato di Hamas, che mi fissa dall'altra parte della strada. A mio fratello che vuole la guerra. Mi passa per la testa il pensiero orribile che lui sarebbe più cattivo con me. Che starei peggio io in una prigione di Gaza che Ahetta Mimi nella prigione degli ebrei. Cosa voglio io? Cosa può volere una donna rinchiusa qui dentro in questa striscia di terra? Non lo so, Zara. Cosa posso desiderare se mi togli ciò che vale la pena desiderare? Io non ti tolgo niente. Sì, perché prima mi baci e poi mi chiedi scusa.
Mi chiedi cosa voglio e mi proibisci di parlarti di te. Voi uomini siete talmente presi da voi stessi che non potete mai concederci nulla. Nemmeno quando è solo voi che vogliamo. Ci annulliamo per voi. E voi non ci concedete nemmeno questo. Io non voglio farti male, Zara. E non ti tolgo niente. Sto semplicemente dicendo che se il tuo desiderio sono io, allora davvero non ne vale la pena. Con la scusa della modestia ti innalzi fin sopra le nuvole. Con la scusa di non farmi soffrire mi uccidi. Che cosa vuoi tu per te, soltanto per te? A parte i due figli che ti assomiglino. Vorrei mangiare ancora una volta l'antabaca di mia nonna. Mettevo il formaggio in coppette di rame. E la cosa speciale era il suo sciroppo di zucchero. Non la facciamo più senza lei. Vorrei vedere la casa di mia nonna Giaffa. Era piccola quando l'hanno dovuta lasciare, dopo l'occupazione. Aveva 2 anni. Poi una volta c'è tornata. Voleva capire se la casa dei suoi sogni era davvero il suo primo ricordo, un'invenzione del cuore. Lavorava a Gerusalemme un tempo. Checkpoint dopo checkpoint, arrivava a casa a notte fonda. Ma una volta ha dormito da amici palestinesi. E invece di tornare dietro è andata fino a Giaffa. Ha trovato l'indirizzo. Ma gli ebrei che ci stavano dentro non l'hanno fatta entrare. Le hanno chiuso la porta in faccia, come se fosse una terrorista. Come se fosse uno scandalo. Come se quella non fosse casa sua. Anche io sogno la mia vecchia casa. Sogno il cielo di piombo, il rumore di razzi e di aerei. Mi affaccio alla finestra e vedo solo corvi sul mare. Anche il mare è di piombo. E il cielo e il mare sono la stessa cosa. Poi il cielo si abbassa, inizia a cadere e il rumore è la cosa più insopportabile che si possa immaginare. Lo sogno tutte le notti. È la casa che crolla. Il soffitto che viene giù. Mia sorella che piange. Marion. Ma non urla. Piange. Non sa ancora parlare. E sembra che voglia dire il mio nome. Lo sogno tutte le notti. Io so. Lascia stare. Non te lo dovevo raccontare. Il mio dolore non è una gran cosa, è uguale al dolore di tutti gli altri. Ed è quando penso al dolore del mio popolo che mi sembra di trovare un senso a tutto questo. Ma che senso ci vuoi vedere in questo? Non lo so, a volte mi sembra di scorgere un senso e mi ci aggrappo. Ma è una cosa che non ti so spiegare. Quando invece il dolore è solo mio. Quando mi sveglio al mattino. Non te lo dovevo raccontare. Youssef. Lascia che ti ami. Ti prego. Non pregarmi. Io non posso nulla. Non posso né lasciartelo fare né impedirtelo. Non riesco a controllare il mio di cuore. Figurati tu. Non essere cattivo con me. Dimmi almeno se anche il tuo cuore. Sì, Zara. Il mio cuore sì. Ma il mio cuore è nero. E mi fa paura. E non sono sicuro di voler affidare la mia vita al mio cuore. Se ne avessi il potere lo farei tacere. Non dirlo. Dimmi se ti amo. Io ti amo. E non amo nessuno. Odio il mio nemico. E non odio nessuno. C'è forse differenza? Non ci ho capito niente. Non lo so, Bilal, non so che dirti. Parlerò con Nawal.
Professore, sa che ho letto anche i sonetti? I sonetti? Mm-hmm. Erano nel libro che mi ha dato per le fotocopie. Ah. A proposito, la segretaria in università è stata molto gentile, come aveva detto lei. Sì, è molto gentile. Abbiamo parlato un po'. Mi ha chiesto che cosa dovevamo fare con quei libri. Che cosa le hai detto? Niente, professore, niente. In realtà abbiamo parlato più che altro di lei. Ah, di me? E ti sono piaciuti i sonetti? Molto, professore. Anche se sono difficili. Ma dicono cose sull'amore che mi hanno colpito. È un altro modo di concepire l'amore. Molto intellettuale. Non sono facili i sonetti di Shakespeare. Si rivolge a un altro uomo, vero? Sibila, sì. Come Antonio? Antonio? Antonio ama Bassanio. Io lo volevo già chiedere, però mi vergognavo. Ma a me sembra chiaro. È così chiaro, professore. Antonio dice che è triste. Dice, io non so il perché della mia tristezza. Essa mi stanca. E a quel che dite stanca pure voi. Ma ho ancora da capire come l'ho presa, trovata, come me la sono procurata. Di che sostanza sia, d'onde sia nata. È una tristezza che mi rende tanto stupido che stento a riconoscermi. La prima battuta. Sì, ed è da questa tristezza che hai dedotto che Antonio è innamorato di Bassanio. Salerio gli dice anche, voi siete innamorato. E Antonio non nega, risponde, via. E poi Salerio aggiunge anche, io credo che egli non ami il mondo se non per l'amico. Beh, sì, può essere. Non ci avevo mai pensato. Avete cattiva cera, signor Antonio. Date troppa importanza alle cose del mondo. Chi le compra con troppa cura poi le perde. Credetemi, siete straordinariamente cambiato. Io considero il mondo per ciò che è, Graziano. Un teatro. Dove ognuno deve rappresentare la sua parte, e la mia è una parte triste. Io la conosco quella tristezza, professore. Di che sostanza sia fatta? Vorrei solo capire se esiste un posto dove essere felici. Ma qui quella tristezza avvolge tutte le cose. Forse è un bene non essere allegri. Il velo della tristezza aiuta a nascondersi e noi abbiamo bisogno di nasconderci. A questo punto credo che servirebbe l'intervento di un buffone, di un Graziano, un Lancillotto. Penso che preferirebbe anche Youssef. Oh, Youssef è un ottimo buffone. Ma la tua è un'ottima compagnia, Bilal. Le sue idee sono come due chicchi di grano nascoste in due staglie di pula. Si deve cercare un'intera giornata per trovarle, e quando si sono trovate non valeva la pena che fossero cercate. I pregiudizi, Bilal. I pregiudizi. C'è molto più di quello che sembra nella testa di Youssef. Mi spiace, professore. Non volevo offendere un compagno, è che stavo provando a fare il buffone, ma non mi riesce molto sì, bene. Sì, come sei, Bilal. Vai benissimo così. Io non so come sono. E ho paura di scoprirlo. Non so se andrei benissimo così. Noi viviamo in mezzo ai lupi, Bilal. Ma questo non vuol dire che dobbiamo rinnegare la nostra natura. Sei un ragazzo sensibile, tu. Sai, davvero non ci avevo mai pensato a quell'aspetto della storia, a quel sentimento di Antonio. E pensare che ve l'ho insegnato io che la prima battuta è importante. Direi che hai proprio ragione. Che stupido che sono. E quella tristezza
Avrei dovuto riconoscerla. Lei non sorride mai, professore. E invece dovrebbe, perché lei è... Quello che lei fa per me, per noi, è importante. È come mia mamma. Anche lei non sorride mai. Io vorrei dirle quanto la amo, ma non ci riesco. Lo sa. È una madre palestinese. Lo sa. Sai che cosa dicevano a Parigi delle madri palestinesi? Un filosofo, un ebreo, uno importante, diceva che mandavamo i bambini in prima linea perché li uccidesse. Che orrore! Poi un giorno quel filosofo, Levi si chiamava, ha fatto un viaggio qui in Palestina. E sai che cosa ha detto quando è tornato? Dopo quello che ho visto, non dirò mai più quella cosa dei bambini. Sai che cosa ha visto? Cosa? Le madri. Le madri palestinesi all'ora dell'uscita da scuola. L'angoscia delle madri. La paura che i figli non tornassero. Povere madri. C'è voluto un viaggio in Palestina per capire che le madri palestinesi sono come tutte le altre. Come quelle ebree. Uguali. Uguali. Anche la mia è così. Si preoccupa sempre. Oggi però sarà meno preoccupata, professore. Perché sono con lei. Ah, ma non mi conosce. Conosce quello che io dico su di lei, professore. Ah, sì? E che cosa dici di me? Cose bellissime, naturalmente. Io... delle volte vorrei potermene andare. Ma poi ripenso al teatro con lei, alle lezioni. E... non c'è altro posto dove vorrei andare. Mi sento fortunato. Già. Già, Bilal. Siamo fortunati. Perché è tornato, professore? È per l'uomo del ristorante. Il figlio di Nusra. È morto, vero? Sì, è morto. È stato tanto tempo fa. Lui era il... voi due eravamo... Io volevo che... volevo che lui venisse via con me. Era un ragazzo sensibile, come te. Ma aveva delle idee in testa, come tanti qui. Era convinto che dovessimo agire e che andarsene fosse un tradimento. E io l'ho tradito. È stato ucciso? No. No, è stato arrestato. Ed è morto in prigione, a Tel Aviv. E lei riesce a fidarsi degli israeliani dopo tutto questo? Io ho tanti amici là. E ci vedo solo degli esseri umani. Non sono loro che mi hanno fatto del male. Anche io vorrei vederci solo degli esseri umani. Ma loro, professore, loro cosa vedono? Degli uomini anche loro. Spero. Io non so che cosa vede la gente quando mi guarda. Non so che cosa sono. Non è necessario saperlo, Bilal. A volte basta sentirle le cose. È già tanto. Io vorrei dirle le cose che sento. I miei sentimenti. Ma non ci riesco. Beh, potresti cominciare con tua madre. Dirlo a lei. Cosa? Che la ami. Eh? Che la ami. Sì, è vero. Però non è facile. Non è facile, professore! Non è facile dire ti amo! Un giorno te ne andrai, piccolo Bilal, e sarai felice anche tu. Io non voglio andarmene. Non voglio andarmene. Andiamo, andiamo.
Date giù! Andare. Io non ho paura, non dovremmo essere qui! Allontanati da lì! Dovremmo uscire invece! E farci sparare da un cecchino davanti al filo spinato! La moto è ancora lì! Da qui non la vedo! Non stiamo facendo niente di male! Certo che no, Nawal! Ma non possiamo uscire adesso, è troppo presto! Ci sono altri ingressi, professore! Dalla terrazza! Posso entrare dalla terrazza? No, si entra solo da lì! E questa è chiusa! Cosa? Chi ha le chiavi? Professore! Siamo chiusi qui dentro! Le ho io le chiavi, ma non te le do! Ci hai chiuso qui dentro! Io l'ho detto io! Ci ha chiuso qui dentro! Perché? Dovremmo uscire invece di chiudere la porta! Stanno andando al confine per farsi sentire. Se riuscissero a sfondare lo sbarramento e a passare, dovremmo tutti essere lì invece di rimanere chiusi qui dentro come topi di foglia. Eccola la voce della verità. E perché non sei andato allora? Che cosa aspetti? Devo stare vicino a mia sorella. Ah, certo. Perché non ti fai gli affari tuoi tu? Allora ce l'hai la lingua, bella Navarra. A te te la strappo la lingua se parli così a mia sorella. Ragazzi, per favore. Professore, gli dica di darmi le chiavi. Bila, dammi le chiavi. No! Dove l'hai trovato tutto questo coraggio? Femminucci! Youssef, smettila! Lascialo stare, Youssef! È lei che ci ha messo in questa situazione, professore! Ha ragione, tira fuori le chiavi! No, dove vorresti andare? Io rimango qui! È lei che ci ha messo tutti quanti in questa situazione! Perché non ci calmiamo un momento tutti quanti, Dammele! No! Ti ho detto di dare... No! Calmati adesso e metti via quel coltello! Posalo! Volevo solo vedere come stava la mia mamma. Tu sei pazzo! Lo siete tutti qua! Calmatevi tutti adesso e facciamo silenzio! Avanti, Youssef. Se ne sono andati. Ma potrebbero ancora sentirci e se qualcuno di noi uscisse fuori, metterebbe in pericolo tutti quanti gli altri! Io lo faccio per voi. Voglio che restiate qui oggi. Va bene? Siete al sicuro qui. Abbiamo acqua e cibo, non è molto, ma è quello che posso fare. Siete venuti qui di vostra spontanea volontà e questo venerdì resteremo qui. Siamo in prigione. Siamo sempre in prigione, Zara. Per strada, a casa, viviamo in una grande prigione. Anche stasera, professore? Sì, Bilal, sì, anche stasera, credimi, è meglio. Ma mia mamma si preoccuperà se non torna a casa stasera. Ma guarda, sarà molto più felice quando ti vedrà tornare domani per davvero. A volte chiusi in una stanza siamo più liberi degli uccelli. Le colombe sono volate via, Colombella. Restano solo i corvi. Noi non possiamo. Dovrete, uscire adesso è troppo pericoloso. E poi anche i corvi possono avere qualcosa da raccontare. Nostro zio si arrabbierà. Saranno in molti a non tornare a casa stasera, Tariq! Professore, perché non riprendiamo a leggere Shakespeare? Siamo qui per questo. Forse è una buona idea. No, guarda. Cosa? Per me va bene. Non mi interessa quello che penseranno a casa. Ma sì, certo. Ricominciamo ad occuparci di Shakespeare. Tariq, meglio, no? Perché non dici più una parola? Dove eravamo rimasti? Eravamo arrivati agli scrigni. Bassanio aveva aperto il suo e aveva trovato il ritratto di Porzia. Professore, se dobbiamo metterne scena dovremo fare più un personaggio. Non vedo l'ora di impararlo. C'è anche lei, vero? Potrebbe fare Antonio. Sì, Antonio è un personaggio che mi si addice. Antonio, certo. E tu fai Bassanio, piccolo Bilal? Che vuoi dire? Niente, Bilal. Lo sapete che scherzo? Scherzo sempre. Il buffone dice sempre la verità, vero professore? Lei ci chiude qui dentro e a noi viene voglia di leggere Shakespeare! Sa chi è lei, professore? Lei non è Antonio, lei è Scheherazade. Professor Scheherazade la chiameremo. Ci ammalia con le sue storie, le piace il nome?
Ce l'avessero detto prima, quando c'erano i prati là fuori invece che questo cumulo di macerie. Quando il cielo era azzurro invece che grigio polvere, che avremmo letto Shakespeare. Gli avremmo detto chi? Cosa? Ma ci sono mai stati i prati là fuori? Il cielo è mai stato azzurro a Gaza City? A me piace il teatro. Amo Shakespeare. Sì, ci sono ancora dei prati verso sud. E quando il tempo è bello... Non è vero, Nawal? Sì, io... Sì, sì, Torix. Sì. Anche a me piace il teatro. E il mare è azzurro se il cielo non basta. Perché fai così? Ma noi a cosa serve il prato, il cielo, il mare? Abbiamo la poesia, no? E ti pare poco? Ti sembrerà di perdere tempo. Ma dovete imparare a pensare con la vostra testa. E ricominciamo con la poesia, allora. Perché perdere tempo in chiacchiere inutili? Dove l'abbiamo lasciato il nostro ebreo? Egli mi ha vituperato. Mi ha impedito di guadagnare 500.000. Ha riso delle mie perdite, ha insultato il mio popolo, riscaldato i miei nemici e raffreddato i miei amici. E per qual motivo? Sono un ebreo. Professore, abbiamo saltato un pezzo. Ma non ha un ebreo mani. Non ha occhi un ebreo. Organi, membra, sensi, affetti, passioni. Non si nutre degli stessi cibi. Non è ferito dalle stesse armi. Non è affetto dalle stesse malattie. Non si cura con gli stessi rimedi. Non è riscaldato e agghiacciato dallo stesso inverno e dalla stessa estate, professore, come lo è un cristiano. Se ci pungete, non facciamo sangue. Se ci fate il solletico, non ridiamo. Se ci avvelenate, non moriamo. E se ci oltraggiate, non dobbiamo vendicarci. Se siamo simili a voi in tutto il rimanente, vogliamo assomigliarvi anche in questo. Se un cristiano è oltraggiato da un ebreo, qual è la sua mansuetudine? La vendetta. Se un ebreo è oltraggiato da un cristiano, quale può essere sull'esempio cristiano la sua tolleranza? Ebbene, la vendetta! La malvagità che mi insegnate la metterò in opera e sarà difficile che io non dia a superare i maestri! E non è per pensare con la vostra testa? Che siete qui? Io sono venuto qui solo per accompagnare mia sorella! Scegliere! Scegliere di accompagnare tua sorella! È già un atto rivoluzionario! Sì, certo. Il grande rivoluzionario Tariq. Io qua mi sento al sicuro. E Tariq rimane con me. Anche io mi sento al sicuro qui. Piccolo Bilal. Cosa stai facendo? Il paese è in fiamme e noi stiamo chiusi dentro un maledetto ristorante abbandonato facendo finta che sia un teatro. Rinchiusi in 360 km quadrati di terra, insieme a un altro 1.500.000 di persone. Che cosa fai se esci da qui, eh? È divertente pensare che chiuso qua dentro hai molto più spazio rispetto a qualsiasi altro palestinese. Hai ragione, Nawal. Dovrei sentirmi un privilegiato ad essere chiuso qua dentro. Là fuori è la prigione. Qua dentro è la libertà. Sono un uccellino che canta nella sua gabbia. Lascia stare mia sorella! Tu stai qui a parlare, parlare, non sai fare altro! Ah, sì, e tu cosa sai fare? Stai esagerando! Ma volete smettere! Ringrazia che c'è la tua sorellina a difenderti, a tenerti chiuso nella gabbietta a cantare come un uccellino. Dovrei ammazzarti! Pensi che me ne porti qualcosa? Peccato che ci siano anche i corvi in questa gabbia, che gracchiano invece di cantare! Vuoi dirmi cosa ti è preso? Io ci sono stato. Dove? Al confine. Tutti i venerdì. Sei stato alla marcia del ritorno. Vuoi uccidermi? Fallo. Dovrei essere morto già da un pezzo. E non capisco perché continuo a sentire il mio cuore battere. Youssef, cosa stai dicendo? Ho bruciato i copertoni con i miei cugini. Ho lanciato le pietre dall'altro lato. Li vedevo i soldati sul terrapieno. In tre o in quattro. Noi eravamo 100. Ci siamo avvicinati di più io e mio cugino Salim, che ha 15 anni. Ho visto il soldato e gli ho detto: dai, spara, qui, in testa. Dai, sparami, brutto bastardo, dai, facciamola finita. Che cosa aspetti? Dai, spara! Volevo farla finita. Non avevo paura. Mi sembrava un modo come un altro per morire. Forse un modo un po' più bello. Dai, qui! Sparami in fronte, dai, che cosa aspetti? Te lo offro, la mia fronte di studente, bella, ampia. Dai, che cosa aspetti, brutto bastardo? Dai, spara! Ma Youssef, non mi hai detto niente. E il soldato ha sparato davvero.
ma ha mirato alle gambe, non alla testa. Io stavo saltellando. Dovevo sembrare davvero comico, davvero divertente. Non mi ha preso neanche un graffio. Ha preso Salim. Due uomini sono riusciti a recuperarlo. Adesso è a casa. Non può più camminare. Doveva sparare alla fronte. Doveva sparare a me. Povero Youssef, non mi hai detto niente. Lasciami stare. Ma Youssef... È solo colpa mia se Salim non camminerà più. Non sei tu che hai sparato. Youssef, ti prego. Ora sei qui. Siete tutti qui. E ci vorrebbe dell'altro caffè. Sei stato alla marcia del ritorno. Lo preparo io, professore. Sì, Bilal, grazie. Grazie. Vado a prendere delle altre tazzine. Vengo con te. Dovremmo andare a casa adesso. No. Non abbiamo detto allo zio che saremmo rimasti fuori. Lo sai come fa quando disubbidiamo, no? Lo so. Dai, per favore, lasciami sola. No, Nawal. Per favore, arrivo subito, per favore. Non ne ho più voglia. E non capisco perché tu vuoi restare. Prima eri sconvolta, adesso dici che stai bene. Se è successo qualcosa, me lo devi dire. E Youssef, sei preoccupata per lui. Sembrate tutti preoccupati per lui. Ti ho detto che non è successo niente, Ter. Se pensi qualcosa, me lo devi dire. Sì, davvero. Ti devo dire quello che penso davvero. Sì, certo. A chi lo dici se non a me? Chi ti conosce meglio di me? Vuoi farmi morire di crepacuore o di incertezza? No, Tariq, no. Se sopporto tanto la tua presenza è proprio perché non voglio che tu faccia sciocchezze. Che belle parole, Nawal. Ma non cambiamo discorso. Se non ti dico quello che penso è perché lo so che ti farei più male parlando. Io mi faccio dare le chiavi e ce ne andiamo. No! Siamo ospiti in casa dello zio. Non possiamo fare tutto quello che vogliamo. Conosco le pene della mia vita senza che me le ricordi ogni momento. Perché dici così? Io già mi vergogno abbastanza di non potermi prendere cura di te. Sto cercando lavoro e non è facile. Vorrei poterti dire, ecco Nawal, questa è casa tua. Ma non voglio che mi tratti così! Scusami. Davvero, Tariq, tu fai tanto per me, io lo so. Ma tu non puoi entrare nella mia testa. Non puoi stare con me in ogni istante per quanto ti sforzi di farlo. E non puoi impedirmi di soffrire. Tariq, nessuno lo può fare, siamo soli. E non puoi conoscere tutti i miei pensieri, grazie a Dio. Per fortuna che non puoi conoscere tutti i miei pensieri. Che significa? Questo che cosa significa? Tu così mi farai impazzire. A volte i lupi si nascondono dove meno te l'aspetti. Tariq, non farmi dire altro. È Bilal. No, Bilal. Ti ha importunato il professore. Ti ho detto che qui sto bene. Sì, qui stai bene, non vuoi tornare a casa. È successo qualcosa con le cugine? Con lo zio? Avete litigato? Io non ho litigato con nessuno. Lo zio ti ha sgridato? Lo sai com'è. È severo, sa anche essere molto duro. Ma dobbiamo essergli grati. È pur sempre il fratello di nostra madre. Perché non mi hai detto niente? Ci parlerò io. No, io non so che cosa hai fatto. Io non ho fatto niente. Tu non hai fatto niente di grave. Lo so. Lo so che non stai bene a casa. Non è casa quella. Io non mi sono accorto di niente, Nawal. Perdonami. Che ti ha detto? Che ti ha fatto? Nawal, devi dirmelo. Io non faccio niente.
Quando si avvicina io non faccio niente. Che stai dicendo? Non riesco nemmeno a respingerlo. No, no. Io... No, taci. Io taci. prego che finisca presto, dimmi prego che lo smetti. Dimmi che non è vero. Il povero fratello mio. Ma perché non me l'hai detto prima? Io ti avrei difeso! Io avrei potuto fare qualcosa! No, Tariq, tu non potevi fare niente! È successo, punto e basta, è successo e tu non c'eri! Poi è successo una seconda volta, una terza... Basta! Taci. Bilal! No, Tariq, ti prego. Mi hai chiamato? Apri la porta, dammi le chiavi. No! Non posso. Avanti! No, dai! Dammi quelle maledette chiavi, Tariq! Non sono affari vostri, sono affari di famiglia. Apritemi la porta. Ti prego, Tariq, calmati. Parliamone con calma. Tariq, su, non potete tenermi chiuso qui dentro. Io lo ammazzo! No, dammi le chiavi! Tariq, uccidimi! Uccidimi! Non lo farei mai! Mai! No, non è solo un braccio. Tariq, è finito tutto. Eh? È finito tutto. Volevi uccidere Bilal? No. Scusate, non sa quello che fa. Volevo uccidere il mostro. Ma non so fare niente, sono fallito. No, tu non potevi fare niente. No, io non so fare niente per te, per la mia famiglia. Dovevo proteggerti, dovevo mantenerti. Tu non dovevi fare niente. Guardami. Non torneremo più a casa. E dove andiamo? Non abbiamo nient'altro. Se solo la mia vita inutile l'avessi saputa dare per il mio popolo, ma... Avevo paura. Avevo paura, Lawan. No, non dire così. Non dire così. Tu devi stare con me. Rimarremo qui, in questo posto. Tariq, no, Wal, potete restare quanto volete. Vi aiuterò io. Vi aiuteremo noi, io parlerò con mia mamma. Sono sicuro che sarà felice di aiutare i miei amici. Perdonami, Bilal. E anche tu, Youssef, dovresti prendermi a calci. Me lo merito. No. È finito tutto. Staremo bene. È finito tutto. Mamma penserà che mi hanno preso. Penserà che sei andato al confine. Sa che non l'avrei mai fatto di mia iniziativa. Forse è stato un errore tenervi qui. No. Stiamo bene così. Tariq? Si è addormentato. E poi mia mamma si sarebbe comunque preoccupata. La disperazione è sempre la stessa. Un giorno vale l'altro. In quale altro posto potremmo stare? Non c'è posto migliore di questo per noi. Professore, perché ha le chiavi del ristorante? Me le ha date Nusra. Da quando è morto il figlio non le ha volute più vedere. Non ci ha quasi messo più piede. Non che prima ci venisse spesso, eh. Non approvava la vita che facevamo. Suo figlio era un gran cuoco. Il miglior dawali che abbia mai mangiato. Anche io voglio fare il cuoco. Lo hanno ucciso loro? No, è morto in prigione. A Tel Aviv. È per quello che se n'è andato? No, sono andato via prima.
Sa cosa pensavo, professore? Che se l'ebreo esigesse davvero il suo debito, il mercante di Venezia sarebbe una tragedia, non una commedia. Profondo, Bilal. Ma è vero, pensaci. Dopo lo condannerebbero a morte. Morirebbero tutti, uno dopo l'altro. Sarebbe una vera tragedia. Secondo Porzia, quella sarebbe la vera giustizia. Ma è proprio grazie a Porzia che è una commedia. Lei riesce a ingannare tutti con il suo travestimento. E trova un cavillo da avvocato che permette di liberare Antonio dal suo debito di carne. L'ebreo vuole il cuore di Antonio e ne avrebbe diritto. Ma esigere il debito, come pretendere la vendetta, porterebbe a commettere altri delitti che porterebbero ad altre condanne e così via. Non si può tenere in mano il cuore di un uomo senza essere definiti assassini. Però l'ebreo rifiuta di essere clemente. Lo devono minacciare, perché altrimenti lui vorrebbe davvero il cuore di Antonio, secondo i patti. Siamo tutti l'ebreo in questo caso. Ma è vero. Se io sapessi di farla franca, lo vorrei vedere il cuore del mio nemico. Ma allora nessuno è capace di clemenza. La natura della clemenza è di non essere forzata. Essa scende dolcemente come la soave pioggia sul terreno sottostante ed è due volte benefica. Fa felice colui che la dispensa e colui che la riceve. Presso i potenti è più potente. Adorna il monarca sul trono meglio che la sua corona. A rigor di sola giustizia, nessuno può vedere la sua salvezza. Non c'è salvezza in ogni caso, in questo posto. Perché è tornato? Quando sono tornato le cose non stavano ancora così. Si poteva uscire da Gaza per andare a lavorare, il blocco non c'era ancora. Sta dicendo che è stato un errore? No. Sto dicendo che non sono un pazzo, ma nemmeno un eroe. Potrei dirvi che l'ho fatto per il mio popolo. Ma la verità è che l'ho fatto per voi, per insegnarvi qualcosa che mi sembrava di aver capito. Ma non ci conoscevamo ancora. Allora diciamo che l'ho fatto per un ragazzo che era come voi. Devo ancora dirgli qualcosa, ma non posso più farlo. Il figlio di Nusra? Per lui, o forse per me. In fondo il popolo palestinese è un popolo di ragazzi, ma quando si arriva al dunque capisco che non tutto era così chiaro. Mi sembra di non avere più nulla da insegnare. In certi momenti mi sembrava tutto così chiaro, ma poi capisco che devo ricominciare tutto da capo ogni volta. Io sono contento che sia tornato, professore. Grazie, Bilal. Grazie. Professore, com'è il mondo là fuori? Su, ci dica. Boh, il mondo è a volte bello, a volte meno. Dove è stato? A Roma, a Parigi e a Gerusalemme, naturalmente. E così lei è stato a Gerusalemme e non si è fatto saltare in aria sopra un auto? No! È di quello che hanno paura, no? È per quello che ci tengono chiusi qui dentro. Prima o poi salteremo in aria davvero. Come una bottiglia piena di sogni, di rabbia, di frustrazione, di violenza. E pensare che se ci facessero davvero uscire, Gerusalemme sarebbe l'ultimo posto dove andrei. Dove andresti, Bilal? In America. Io su questa luna. Sembra latte. Verrei con te. Io non lo so. Forse Parigi come lei, professore. Però non ci ha detto come là fuori. C'è un cielo come questo? Io cercherei subito una terrazza per guardare le stelle. Se volete sapere la verità, io un cielo così non l'ho visto da nessuna parte. Allora non vale la pena fare la fatica. Guarda in alto. Siamo già liberi. Quando non sarai più parte di me,
ritaglierò dal tuo ricordo tante piccole stelle. Allora il cielo sarà così bello che tutto il mondo si innamorerà della notte. Tu mi sorprendi ogni volta, Youssef. Il cielo è così bello perché non abbiamo la luce elettrica. Ben svegliato, Tariq. Devi grazie. Sempre ammazzare la poesia, tu. Da quanto ci ascolti, fratello? Da quella stronzata del professore che siamo tutti l'ebreo. Io non lo sono. Hai ragione, Tariq. Anche sulla luce elettrica. Ma che ci serve la luce elettrica? Quando abbiamo il cielo. La poesia. E le stelle. E questa luna gigante. Questo professore esiste a Gaza ed ha messo su questo laboratorio teatrale con i ragazzi e insomma è riuscito a contattarlo e lo ha messo in contatto con l'autrice del testo e questo professore ha scritto quindi all'autrice delle righe che noi adesso ci tenevamo a condividere con voi perché è successo tutto oggi e quindi è bene farlo, sì, prego. È successo tutto praticamente fra ieri e oggi, la mia era una curiosità, cioè mi chiedevo, ma visto che questo professore è ispirato a una persona reale, in realtà non c'entra niente con il personaggio, ma ha proprio questo impeto di parlare ai suoi studenti di Shylock e di spiegare loro che hanno molta più affinità con l'odiato ebreo che magari con un Otello e alla fine sono loro stessi a rendersi conto sì, effettivamente noi siamo Shylock, nessuna offesa naturalmente. Assolutamente passata. E allora all'inizio lei mi ha detto ma io ho cercato Michela Tilli, l'autrice, ha detto ho provato a contattarlo, non sono riuscita a trovarlo. Poi gli autori molto spesso hanno una forma di pudore nei confronti della loro fonte di ispirazione, quindi c'è anche questo atteggiamento. Io però non riuscivo a darmi pace. E così ieri all'improvviso ho fatto no, adesso mi ci metto, l'ho trovato, gli ho scritto, gli ho detto eccolo qua il contatto del professore, che vuoi fare?
Ma non saprei, ma che dici? Ti ho detto, è il giorno della prima. Un giorno più adatto come questo, non, di questo non ci sarà mai. E allora le ho scritto. E lui, direi forse 10 minuti prima dell'inizio dello spettacolo, ha risposto. Ho tradotto la lettera dall'inglese. Il lavoro l'ha fatto completo, Mauro. L'ha contattato, ha messo l'autrice e poi ha pure tradotto 5 minuti prima dello spettacolo. Cara Michela, sono molto onorato. Questo che mi scrivi riunisce le cose che amo di più al mondo. L'Italia, Shakespeare, l'insegnamento e il teatro. Questo significa molto per me. E arriva nel momento ideale. Proprio nel momento in cui la situazione a Gaza si sta deteriorando e sta peggiorando sempre di più. Questo arriva come un messaggio di speranza. Speranza che ci sia qualcuno là fuori che si preoccupa di noi e che quindi il lavoro che facciamo in Palestina in nome della giustizia e per l'umanità intera prima o poi porterà i suoi frutti. Trasmetti i miei saluti a tutti coloro che sono impegnati nella produzione. Insegnerò Shakespeare il prossimo semestre e magari potresti parlare di questo spettacolo ai miei studenti su Skype. Questo sarebbe grandioso.